Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Fiabe in Onda su Radio Speranza in Blu. Da questa parte del microfono c'è Cinzia, Librai on the Road, in regia Davide Di Amicis. Benvenuti a tutti, soprattutto alle fanciulle e ai fanciulli in ascolto. Come state? Spero benissimo e spero che il nuovo anno sia iniziato alla grande. E dove eravamo rimasti? Vi ho anticipato giovedì scorso che la storia che abbiamo letto non era assolutamente finita e non so se qualcuno di voi ricorda il protagonista della nostra storia, la storia di cui abbiamo letto. Allora ho deciso di farvi un piccolo riassunto. Intanto si tratta del libro L'ingegnoso signor Don Chisciotte della Mancia di Marcello Di Mezzo e Andrea Scoppetta, edito da Lavieri. E di che cosa abbiamo letto la scorsa volta? Alonso Chiano, hidalgo, dunque nobile di terra di Mancia, per il troppo leggere, soprattutto su brutti libri, di antichi cavalieri erranti, perde il senno, quindi diventa un po' pazzo, e la ragione, e decide di farsi anch'egli cavaliere. Dopo aver arrangiato l'improbabile armatura, in poco più di una settimana riesce a decidere per sé e il suo vecchio cavallo un nome degno delle loro future imprese. E così, una notte, Don Chisciotte e il suo cavallo Ronzinante partono alla ricerca di gloria e fortuna e arrivano in una locanda dove il nostro eroe scambia due fanciulle per due nobildonne e il proprietario della locanda per un gran signore, e l'abbiamo lasciato mentre mangiava qualcosa. Vediamo che cosa succede ora. Ben presto, l'attenta follia di Don Chisciotte gli ricordò di non essere ancora stato nominato cavaliere. Apro una piccola parentesi, ve lo ricordate? Il nostro amico doveva essere nominato cavaliere da qualcuno, aveva deciso che avrebbe scelto la prima persona incontrata sulla sua strada. Quindi, affrettato il pasto, volle chiudersi nella stalla con il locandiere e, inginocchiatosi davanti a lui, chiese con forza, ma sempre nel modo cortese imparato dai libri, di essere armato. Il locandiere, vecchia volpe, l'assecondò senza farsi pregare e non mancò, poco dopo, di chiedere all'aspirante cavaliere se avesse denaro con sé. Insomma, il nostro locandiere ne vuole approfittare. Don Chisciotte rispose che non aveva un soldo, anche perché nei suoi libri non aveva mai letto di cavalieri erranti che portassero denaro. «Certo che no», obiettò il locandiere, «perché quelle cose ovvie e evidenti come i danari e le camicie pulite non era necessario scriverle, ma era certo e verificato che tutti i cavalieri le avevano e anche, per esempio, una cassetta di unguenti per curare le ferite. Tutte queste cose erano portate quasi sempre da un fidato scudiero che li seguiva ovunque, oppure venivano riposte in certe bisaccine schiacciate che quasi non si vedevano quando venivano messe ai lati del loro cavallo. Don Chisciotte, convinto, assicurò all'oste che avrebbe fatto come consigliava. Dopodiché decise di iniziare la veglia d'armi, ovvero passare una notte di preghiera e raccoglimento accanto alle armi, perché il mattino dopo sarebbe avvenuta l'investitura, sarebbe diventato cavaliere. Riunì le sue armi su un abbeveratoio vicino al pozzo del cortile, imbracciò lo scudo e la lancia e cominciò a passeggiare avanti e indietro con aria nobilissima, mentre gli ospiti della locanda, avvertiti dall'oste, andarono divertiti a guardare da lontano quella strana pazzia. La notte era ormai alta e chiarissima sotto la luce della luna piena, quando un mulattiere ricordò di dover dare da bere agli animali e si avviò verso il pozzo. Subito Don Chisciotte si allarmò.
Oh, chiunque tu sia, temerario cavaliere, che osi toccar l'armi del più valoroso errante che mai cinse spada, bada a quel che fai e non toccarle se non vuoi render la vita in pagamento del tuo ardire. Il mulattiere, grande errore, non diede retta alle parole del vegliante e scaraventò lontano la ferraglia per far arrivare i suoi muli all'acqua. Don Chisciotte, a quel punto, alzò gli occhi al cielo, invocando la sua Dulcinea, ricordate? La fanciulla che lui doveva salvare, pregando che non gli venisse meno il suo favore e la sua protezione. Dopodiché, pronunciate queste e altre corbellerie, alzò la lancia con due mani e diede in testa al mulattiere un colpo tanto forte da stenderlo a terra. Dopo un po' arrivò ignaro un altro mulattiere, anch'egli per abbeverare le sue bestie, e mentre stava per togliere le armi dalla pila, Don Chisciotte, senza dire una parola, senza chiedere il parere di nessuno, ruppe un'altra testa. Successe allora un gran trambusto. Accorsero tutti. Gli altri mulattieri iniziarono da lontano a tirargli pietre e Don Chisciotte, riparato dietro il suo scudo, iniziò a gridare contro il locandiere, che iniziò a sua volta a gridare ai mulattieri. Li aveva avvisati che c'era un pazzo nel cortile. Ma più forte di tutti gridava Don Chisciotte, chiamandoli vili e traditori, e urlava ancor più forte che il signore del castello era un fellone, poiché permetteva che i cavalieri erranti venissero trattati in tal modo. Urlò così forte e così sicuro che, un po' per paura e un po' per le grida del locandiere, i vili smisero di tirargli le pietre. Solo allora Don Chisciotte, che aveva difeso strenuamente la posizione, permise ai mulattieri di ritirare i feriti dal campo. Fu a quel punto che il locandiere decise di finirla con quello scherzo e di insignire Don Chisciotte dell'ordine cavalleresco. Lo prese dunque da parte e gli disse che aveva vegliato abbastanza e che l'essenziale per diventare cavaliere era di ricevere la collata e la piattonata sulla spalla. Andò quindi a prendere il libro su cui teneva i conti della paglia e della biada e tornò con le donzelle e un ragazzo che reggeva un mozzicone di candela gialla. Fece inginocchiare Don Chisciotte e iniziò a borbottare facendo finta di leggere. A un certo punto si fermò e diede all'eroe un colpo bello forte sul collo e poi, con la sua stessa spada, una gran piattonata sulla spalla. Poi ordinò a una dama di cingergli la spada. La dama resse il gioco, fingendo di benedire, e fece gli auguri al nuovo cavaliere. L'emozione per Don Chisciotte fu tale che iniziò a dire parole di cortesia sempre più strane e alla fine impossibili da riferire. Anche il locandiere, nella fretta di mandar via quell'ospite ingombrante, iniziò a parlare allo stesso modo. Così, sempre senza dilungarsi, fece vestire, imbardare e montare a cavallo Don Chisciotte. E senza nemmeno chiedergli il conto dell'alloggio, lo lasciò partire alla buon'ora. A Don Chisciotte, contento ed eccitato, non restava che tornare a casa per preparare il suo nuovo bagaglio da cavaliere. Ronzinante era forse ancor più contento perché, intuita la via di casa, procedeva più spedito del solito, per la voglia di rivedere la sua stalla. Ma per la strada fecero ancora due incontri e a Don Chisciotte non parve vero di mettersi subito al servizio dei deboli e della sua Dulcinea. Dapprima costrinse un padrone a pagare un suo servo che gli aveva perso le pecore. Il padrone stava per questo bastonando il servo e naturalmente, non appena Don Chisciotte si allontanò, non perse tempo a finire di legnare il poveraccio. Poco dopo, il nostro eroe incrociò una comitiva di mercanti e, dopo averci pensato un pochino, ricordò un episodio letto nei suoi libri che si adattava alla situazione.
si avvicinò e con arroganza e voce alta disse: «Fermi tutti, se prima tutti non riconoscono che non c'è al mondo una fanciulla più bella dell'imperatrice della Mancia, l'impareggiabile Dulcinea del Toboso!» I mercanti si resero subito conto della follia dello strano tipo e il più furbo e burlone gli chiese come potevano dargli ragione se non mostrava loro almeno un ritratto. Così rischiavano di far torto alle regine di Alcarria ed Estremadura. Che ne sapevano loro se questa Dulcinea non avesse i denti storti, la gobba o gli occhi che colavano zolfo e vermiglione? Don Chisciotte, già arrabbiato, replicò che dovevano riconoscerlo per fede, altrimenti che sforzo era? E che la sua dama era perfetta. E detto questo, si scagliò a lancia tesa contro il mercante burlone. Ma a metà strada, il povero Ronzinante inciampò e crollarono entrambi, cavallo e cavaliere, incastrandosi in modo tale che non potettero più rialzarsi. Di lì a poco lo raccattò un contadino del suo villaggio, mentre ancora recitava una romanza per darsi la forza di rialzarsi. Il contadino raccolse le sue cose, compreso Ronzinante, e la punta di ferro della lancia e lo riportò a casa, dove Don Chisciotte, tra la preoccupazione della governante e della nipote, chiese solo di essere messo a letto e che si chiamasse la maga Urganda per esaminargli le ferite. «Ah, lo vedete? Ci mancava solo questa Urganda a complicare le cose!» disse la governante. In quel momento stava appunto raccontando al curato e al barbiere del paese che da giorni il signore mancava di casa e che la colpa doveva essere tutta di quei libri che leggeva. Misero a letto Don Chisciotte e si calmarono solo quando videro che non aveva ferite. Era ormai chiaro per gli amici quel che dovevano fare: bruciare i libri che avevano causato quella pazzia. Il giorno dopo, mentre Don Chisciotte ancora dormiva, il curato con il barbiere, la nipote e la governante entrarono nella stanza dei libri, dove ne trovarono più di 100 di tutte le misure. Subito la governante uscì e tornò con l'acqua santa per benedire la stanza, per paura che qualche mago facesse anche a lei un sortileggio come al suo buon padrone. Gli amici risero e si apprestarono a vedere quali libri andavano eventualmente risparmiati dal rogo. La nipote e la governante invece non ne avrebbero risparmiato nessuno, specialmente la nipote, che avrebbe bruciato anche quelli di poesia pastorale per paura che lo zio un giorno volesse diventare pastore invece che cavaliere. Ma gli amici, bravi lettori, tra i tanti che bruciarono perché brutti, ne salvarono tanti belli e preziosi. Concordarono tutti, però, di chiudere la stanza con un muro per separare Don Chisciotte dalla causa della sua pazzia. Erano a buon punto quando Don Chisciotte si svegliò urlando: «Qui, qui, prodi cavalieri!» Accorsero tutti nella sua stanza e dovettero prenderlo in braccio per rimetterlo a letto. Assecondandolo poi nei suoi vaneggiamenti, riuscirono a dargli da mangiare e a farlo riaddormentare. Nei giorni seguenti, Don Chisciotte se ne restò buono a casa con gli amici, che quando capitava di parlare di cavalieri e cavalleria, un po' lo assecondavano e un po' no. Ogni tanto andava verso la sua stanza dei libri, cercando la porta di qua e di là, senza però trovarne traccia. Per un po', perplesso, non disse nulla, ma un giorno chiese alla sua governante dove diavolo fosse la stanza. La governante e la nipote sapevano già cosa rispondere, e cioè che il giorno in cui era partito, un mago era arrivato su una nuvola e aveva fatto sparire tutto, lasciando la casa piena di fumo. Don Chisciotte non si scompose
e subito spiegò loro che si trattava di un mago incantatore, suo grande nemico, che gli faceva ogni dispetto perché era più bravo del cavaliere che il mago proteggeva. Dopodiché se ne stette buono in casa per molti giorni. Ma nell'apparente calma di quei giorni, il nostro tranquillo cavaliere si stava organizzando per una nuova sortita. Si procurò denaro vendendo certe cose sue, preparò nuove camicie, prese in prestito un nuovo scudo a rotella e riparò al meglio la sua armatura scalcagnata. Convinse pure un contadino del luogo, Sancho Panza, ad essere suo scudiero, promettendogli che, in men che non si dica, sarebbe diventato governatore di una delle sue terre o di una delle isole che presto avrebbe sicuramente conquistato con le sue imprese. Forse Sancho Panza non aveva tanto sale in zucca perché lasciò la moglie e i figli credendo all'entusiasmo di Don Chisciotte. Chiese anche di portare con sé il suo asino perché non era abituato a camminare molto. Il cavaliere ci pensò un po' e poi permise quella cavalcatura, non proprio nobile, poiché non aveva mai letto di tale divieto a proposito. Fu così che i due partirono, lasciando il paese di notte, senza salutare nessuno. Continua. Fine della prima parte di questa storia, anzi della seconda parte di questa incredibile, avventurosa storia del signor Don Chisciotte della Mancia, e finisce anche il nostro appuntamento odierno con Fiabe in Onda. Io vi aspetto giovedì prossimo sempre alle 16.03 e in replica la domenica intorno alle 16. Non perdete i prossimi appuntamenti per sapere come va a finire la storia del nostro cavaliere errante. Un abbraccio a tutti da Cinzia e da Davide in regia.